ed entriamo nella Bartow Pell Mansion, che si trova qui all'interno del Pelham Bay Park, all'altezza più o meno della 249esima strada, ed è una delle cose più interessanti da vedere all'interno di questo parco. Questa è la bellissima Bartow Pell Mansion, residenza risalente al periodo coloniale e che deve il suo nome ad un cambio di proprietà. Infatti il primo a costruirla fu un medico proveniente dal Connecticut di nome Thomas Pell, che acquistò i terreni direttamente dai nativi ed ottenne l'autorizzazione ad edificare dai britannici, e questa casa venne costruita, la prima di queste case, perché questa è la seconda costruita su questo territorio. La prima venne completata nel 1666, guardate anche il giardino molto curato. Ci vissero quattro generazioni di discendenti di Thomas Pell, ma poi andò distrutta in un incendio e ricostruita, quella attuale che state vedendo in stile Greek Revival, da un editore discendente di Thomas Pell di nome Richard Bartow, che la costruì nel 1836. I Bartow ci vissero fino al 1888, poi l'industrializzazione del Bronx rese quest'area, allora completamente campestre, meno interessante. La famiglia si spostò altrove. L'edificio fu acquistato dall'International Garden House nel 1914 e nel 1936 utilizzato anche dal Fiorello La Guardia come base operativa con il suo entourage. Dopo la Seconda Guerra Mondiale ha aperto l'attuale museo. Intanto vi faccio vedere anche questa, che era la rimessa delle carrozze della famiglia Bartow.